Giornata di festa a Capistrano in occasione della solennità dedicata alla Madonna della Montagna di Polsi. Michele Affidato, insieme al figlio Antonio e i suoi collaboratori, infatti è stato incaricato di fondere i monili d'oro ex voto donati negli ultimi anni dai fedeli. L'importante lavoro commissionato al maestro orafo crotonese, la cui arte riconosciuta e apprezzata sia a livello nazionale che internazionale, è stato autorizzato da Monsignor Attilio Nostro. Primo passo questo di un iter che culminerà con la realizzazione di due nuove corone per il simulacro della Madonna e del Bambin Gesù, un'opera questa risalente al 1759. La decisione da parte della parrocchia, presieduta da Don Antonio Calafati, di realizzare due corone ha coinvolto emotivamente moltissimi fedeli. Dalla fusione dei monili di diversa caratura, seguita attentamente da centinaia di persone, è stato ricavato un unico lingotto d'oro di circa 5 kg che Don Antonio, a fine fusione, ha presentato ai fedeli. In questa giornata il capistranese si sente, diciamo, per noi è un collante che raggruppa tutti i capistranesi presenti e quelli che vengono da fuori. Quello della fusione dell'oro è un rito antichissimo e suggestivo che simboleggia l'unione di un intero popolo. Ogni gioiello o monile viene fuso assieme agli altri nel crogiuolo per dar vita ad un'unica opera. Siamo veramente onorati di aver ricevuto questo incarico, ovviamente consapevoli che noi non andiamo a abbellire la Madonna, perché la Madonna è già bella in sé per sé. Noi cercheremo solamente attraverso queste due corone nuove che realizzeremo di impreziosirla.